Allora, stiamo andando al Caripe, che è un lago vicino a Roseto. No, penso sia proprio nel comune di Roseto. Sulla stessa strada che porta Don Franchino. Esattamente, galleria. Che questo è lo sterrato che precede il lago. A gioco di... volevi! Ma sei un coglione! Ma già siamo pronti? Ma è l'Autan. E non ho paura di usarlo. Come che si chiama la scostumata? Ci chiedi mai a magnà? No. Come si chiama la scostumata? C'ha un nome e poi si dice la scostumata, ma si mangia buono. Tu praticamente puoi andare in sto posto, non scegli un cazzo dal menù, lo sa lei quello che vuoi tu. Ah, ho capito, quello che ti fa lo scontrino che strappa la tovaglia. Bravissimo, proprio lei. Questo tubetto qua ci permette... che permette al galleggiante di aderire completamente alla lenza, quello che termini tecnici. Poi sono le classiche bustine che hanno il modo per modo intelligente, ovviamente, perché chi le pensa le fa in modo intelligente. Questa era la sua corretta apertura. E io puntualmente mi limito a smorsicare l'angolo e li caccio così da barbaro. Leghiamo il moschettone, così se in caso si dovesse stuccare la lenza, tu comunque in qualche modo il galleggiante lo riesci a recuperare. Ok, a gioco poi stoppa comunque perché è noiosissimo. E quindi in fondo mettiamo l'amo con i piombini. Ma non è un'ancoretta? No, è un amo. Ma io ho visto che era un'ancoretta. È un amo. Quindi la parte più estrema di una canna da pesca che cosa? L'amo. Ma l'ancoretta non ce l'abbiamo. No. E quindi... io ce ne metto 5 di questi. Tanto consideri che poi ci sta pure il peso della pastura. Sommato a quello che manca, più o meno dovremmo starci. Su ogni galleggiante c'è scritto quanto poi deve essere il corrispettivo. Ottimo. Capito? Madonna, quante stronzate sto sparando. Siamo pronti. Okay. Un po' ha da ridire questa. Questa pesce. Senti l'aria che tira. Quindi se mi dai una mano col guadino. Questo è più grosso. Sì? Bella carpetta. Guarda, questo pesa. Oh. Com'è? Ragazzi, vi presento questa meraviglia di carpa spe. Quanti chili farà? Certo, dobbiamo scegliere un punto abbastanza scomodo. Cioè, che cazzo di ansia è? Allora, Gio, che c'hai da dire su questa bella giornata, anzi su questo pomeriggio, anzi su queste poche ore, ora, questo lampo? Che non ho stuccato manco una volta. Non è vero, sei un bugiardo. Non hai stuccato mai, Giorgio Perini? Quando ho stuccato? Ti dobbiamo credere? Quando ho stuccato? No, non hai stuccato, però hai preso un pesce. Oggi sì. Si può fare. Va bene, sono le 20:32 e niente, noi stiamo tornando a casa. Alla prossima pescata. Alla prossima pescata.